Gianluca Racco a breve tornerà in libertà. Il 42enne di Siderno, in meno di un anno, è passato dalla condanna all'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di un anno e 2 mesi, alla pena ridotta a 24 anni di reclusione, fino ad ottenere, nei giorni scorsi, il riconoscimento del dimezzamento della pena che comporterà la sua scarcerazione il prossimo 20 agosto. Era il 13 luglio 2020 quando la Corte d'Appello di Napoli accolse la richiesta dell'avvocato Cosimo Albanese, difensore del 42enne, e lo assolse dall'accusa di aver preso parte all'omicidio di Giuseppe Moià, assassinato a Siderno l'8 maggio del 1999. Con l'avvenuta revisione, la condanna di Racco è stata riformata passando, come detto, dall'ergastolo a 24 anni di reclusione. Avendo però espiato interamente l'isolamento diurno previsto dalla sentenza originaria, emessa il 31 maggio 2004 dalla Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria, e circa la metà della pena inflitta, l'avvocato Cosimo Albanese ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello Regina la cessazione dell'esecuzione della pena nei confronti del Racco in applicazione della disciplina prevista dall'articolo 184 del Codice Penale. Sul punto la Procura Regina aveva espresso parere contrario, facendo rilevare come la norma richiamata trovi applicazione nei casi di amnistia, indulto o grazia per il reato comportante la pena dell'ergastolo, facendo inoltre osservare che Racco non aveva ancora espiato la metà della pena temporaneamente afflitta. La prima sezione penale della Corte Territoriale, presidente Roberto Lucisano, consigliere Giuliana Campagna, ha osservato che Gianluca Racco è detenuto dal 20 agosto 2009, dopo l'arresto avvenuto in Olanda e la successiva estradizione in Italia. Di conseguenza, il periodo di 12 anni, corrispondente alla metà della pena inflittagli, verrà a scadere il 20 agosto 2021. Inoltre, i magistrati regini hanno rilevato che sotto il profilo logico, quanto sotto quello strettamente giuridico, si rivelerebbe del tutto irragionevole ritenere che l'istituto di cui l'articolo 184 possa trovare applicazione nei casi in cui vi sia stata estinzione del reato o della pena, ma non laddove sia invece venuta meno alla radice la stessa sentenza dichiarativa della colpevolezza del soggetto, come avviene ed è appunto avvenuto nel caso di specie, nell'ipotesi di revoca della condanna in sede di revisione. Sul punto, la Corte evidenzia che l'applicazione per analogia in bonam partem di tale norma è peraltro già stata più volte riconosciuta in materia di calcolo della pena relativa ai reati ostativi ai fini del riconoscimento di benefici penitenziari, ribadendo ripetutamente il principio che la sanzione relativa ai reati ostativi puniti con pena temporanea debba ritenersi scontata con l'espiazione di metà della pena per essere inflitta e commutata in isolamento diurno. In definitiva, l'istanza dell'avvocato albanese è stata ritenuta fondata con la conseguenza che al 42enne, che ha interamente scontato la sanzione dell'isolamento diurno per un reato comportante l'ergastolo per il quale è intervenuta la revoca della sentenza di condanna, la pena temporanea applicabile debba ritenersi dimezzata rispetto a quella inflittagli in sede di condanna. Quindi la pena di 24 anni deve ritenersi ridotta a 12, fissando la data della scadenza e di conseguente scarcerazione del detenuto al 20 agosto 2021.